scusate, il comitato non ha petrolio per fare il piano. Sì, anzi non ho io il permesso di fare i limiti delle nostre conoscenze, perché cioè, no, nessuno tra noi ha una buona vista, abbiamo faceva tutt'altro, eppure siamo trovati tra le varie cose a studiare, pure a studiare un po' di dati per che cosa, quali erano appunto, si è parlato di costi benefici, quali potevano essere i benefici economici di questa presenza nel Valdiviano. Il professor Raffaele ha detto benissimo, io avrei potuto rispondere prima il signore che parlava, ma mi aveva un po' arrabbiato, per la verità, ma forse aveva mille ragioni per dire ci vogliono anche quelli che portano il sì. Io vorrei solo sottolineare una cosa, quando uno chiama una persona che non è che sembra aperta al CEPU, penso che se la fama di professori come Raffaele e Ortolani precede dappertutto, credo che già questo possa parlare per la loro obiettività. Poi noi abbiamo partecipato a vari convegni e abbiamo portato anche, abbiamo organizzato convegni nei quali c'erano quelli che portavano la tesi del sì e quelli che portavano la tesi del no. Forse per un'emotività particolare ci sono sembrati molto più convincenti quelli che ci dicevano che tipi di malattie si sviluppano, che tipi di svantaggi economici ci sono, quali sono i rischi sui territori sismici, mentre gli altri ci pareva che avessero risposte molto vaghe. Però se riuscite poi a trovare persone valide che riescono a convincere come convincono il professor Marfredo Ortolani, in Italia ci chiederemo di corsa. Detto questo, io voglio fare una rapidamente, io penso, mi dispiace che non c'è molta gente, perché per esempio quel ragazzo con la maglia rossa che ha parlato di luogo sano, poi ne parliamo di questo luogo sano, perché voglio capire se stare nel progetto Musco. Il progetto Musco però era. Ma allora fece la delibera, come? Prima. Quindi proprio appena arrivò la richiesta di permesso fece la delibera. E come mai poi questo sindaco è stato così bravo e solente, non ha solleticato gli altri? Non c'è stata questa cosa. Perché è una cosa molto bella quella che ha fatto questo sindaco, il problema è che è assolutamente inutile agire da soli, cioè su un territorio vasto come questo. Comunque rispondi, perché va tutto sul web, non ti preoccupare. Sì, sì, no, io chiedo, perché volevo capire, cioè è una domanda che so posso, perché è molto bello il fatto che un sindaco si rende conto di emergenza sul territorio e dice no, io dico assolutamente no, e il consiglio comunale all'unanimità penso, presumo, dica di no. Però poi il passaggio successivo, credo, quello che è successo nel nostro territorio, è quello di coinvolgere tutti i sindaci, tutti i consigli comunali e andare a dire guardate, non è che se voi fate questa scelta io la voglio subire, perché il sindaco di un paese dice di no. Già i sindaci tutti insieme parlano ben poco, quindi se lo dice uno, a noi l'hanno detto chiaro chiaro, 211 km quadrati di territorio da esplorare, ci hanno detto i sindaci hanno appena un parere consultivo, più per movimentazione che altro, e quindi immagino che il parere di uno su 700 km quadrati manco se una mosca che fa, no? Certo, no, ma non avrebbe senso, perché se escludi, se si decide di escluderne uno, devono fare tutto il progetto da capo, quindi uno non si esclude. Perciò chiedo come mai non sono stati coinvolti gli altri, però che quando sono stati coinvolti nessuno ci ha parlato, poi non lo so. Basta che leggi lì che è successo, non è male. Sono arrivata tardi, purtroppo, mi sono presa a contare da loro, mi sono persa pure. Alcuni non si sono presentati. Praticamente sì, pare che questa informazione è stata mandata. Diciamo che abbiamo proiettato il Musco, queste informazioni sono state date nel 2008, infatti, cioè il comune di Lugosano, in delibera di giugno del 30 settembre 2008, ha dato parere sfavorevole. Scusa, puoi leggere? Allora, il comune di Lugosano, in delibera di giugno del 30 settembre 2008, acquisita dal Ministero a margine della conferenza dei servizi del 14 ottobre dello stesso anno, ha determinato in un concetto l'assenso e il conferimento del permesso di ricerca che, di che tratta, sì, per la parte ricadente sul suo territorio, al fine di salvaguardare l'integrità delle coltivazioni di pregiato, ignienti e oliveti, che è da considerare il progetto del permesso di ricerca. I rappresentanti di Carife, Cassano, Castelbaronia, Castelvetere, Flume, Muscolo, San Marco e Vallata, presenti in sede di conferenza, hanno rappresentato la necessità di essere informati circa la realizzazione delle opere e delle infrastrutture. I restanti
comuni invece, Andrea, Italiano, eccetera, fino anche ad Apice e Benevento, gli interessati al permesso di ricerca non hanno partecipato alla citata conferenza di servizio. Allora, io non è che stavo a comuni, ma non è che c'è mai. No, no, vabbè, ma non sto dicendo prima. Nell'informazione che... Io ti voglio dire chi è che stava a chi non stava a comuni. Ma perché il comune di Brusca mi ha dato... No, ma... No, 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 io non ho detto questo. Ti ho pregato... era a conoscenza di questa cosa, perché queste cose sono finite nel cassetto, non si ci ha parlato semplicemente, cioè, purtroppo uno deve dire. Scusa, per amore, quando ha parlato il rappresentante del luogo sacro, l'auditorio, siccome per le cose precedentemente espresse, è portato a pensare che il luogo sacro avesse detto no, e per gli altri avevano detto sì. Invece ha una lettura a te, quello che si fa, io non stavo a comune di Brusca, ma il signore non è il luogo sacro. Il signore ha posto un interrogativo di come mai Longosano si è opposto e gli altri in alcuni non se ne sono fregati proprio. Ma non è che sono il comune di Longosano ha detto di no a questi permessi. I comuni elencati lì hanno detto io voglio essere informato circa la direzione di Longosano. Gli altri non si sono presentati. A che punto siamo rispetto a quel momento storico? Cioè, voglio sapere, allora, ecco perché io ripeto insieme a Silvia, no? Ripeto quello che ho detto già all'inizio. Allora, il tassello successivo è stato, perché a seguito di questo. Allora, oppure questo incontro si è avuto nel 2008, nell'ottobre 2008, la conferenza si è tenuta in ottobre 2008, il decreto del ministero. È firmato il 21 ottobre 2010. Però la nostra già si sapeva. Ma oltre a questo c'è stata una rettifica al conferimento che porta alla data del 5 febbraio 2011. Sono sbagliati equivocati. Perché erano sbagliati le conferenze. Quindi diciamo, io penso che, non lo so, i comuni dicono che non sapevano nulla perché la maggior parte di quelli che abbiamo incontrato ce ne sono. Però qualcuno effettivamente ci ha risposto dicendoci sì, noi abbiamo qualcosa, qualcuno ci ha dato anche del materiale. Quindi in realtà credo che se un comune sa, probabilmente questa comunicazione sia arrivata anche agli altri, però questo non lo so perché ne è. Io vedo, leggi l'ultimo capoverso, interessante, nessun comune si è interessato. È interessante il fatto che c'erano 60-120 giorni a partire da quella data in cui i comuni potevano esprimere un proprio parere. Il punto è che se i comuni sono stati informati e non ci hanno detto nulla, una cosa è gravissima. Se i comuni non sono stati informati. Non può essere così. E se c'è scritto quello che abbiamo detto ora, sì, e c'è la data 25/2/2011, onde consentire a me come comune di avere il tempo, è stato notificato al comune. Esatto. Se no è assurdo. No, però scusate un attimo, secondo me bisogna fare una questa è la correzione successiva, diverso da quando è stato presentato il permesso. Io però vi voglio sottolineare una cosa, che siccome in campagna siamo nuovi a queste esperienze, relativamente nuovi per il vado di diamo, cioè, lo stesso problema c'è anche tra l'altro un unico permesso che è attivo, cioè è stato già dato e sta proprio dalle nostre parti sopra Caggiano, più su, che fa Premio Basilicata in Campania, si chiama Monte la Rossa, è un permesso, tanto per dire, prima si parlava di controllore, quanto costa i controllori, non costano niente, perché i controllori su queste cose, e farò un passaggio rapidissimo su questo, i controllori per quanto riguarda l'inquinamento territorio, inquinamento delle acque, a parte l'ARPA, scusate, che fa un lavoro molto morbido, ma i veri controllori sull'inquinamento dell'aria, soprattutto nei momenti critici, quando ci sono delle dispersioni di questi gas che vengono fuori, oppure quando ci sono dispersioni proprio di petrolio, per rotture di oleodotti, i controllori sono Eni, Total, sono i giudici controllori che devono dichiarare
primo. Secondo, che non è meno importante, questa è una cosa che non si dice mai. Io non voglio dire le royalty che gli altri pagano minimo 50, tra il 50 e l'80% di quello che viene estratto, e noi abbiamo tra il 7 e il 10%, cioè proprio, non voglio parlare di questo, io voglio parlare del fatto che il 7 e il 10% lo pagano sui royalty, su quello che dichiarano di aver prodotto. Cioè, io abbiamo fatto una grande festa per chi si entrava nei negozi per mettere lo scontrino fiscale, e poi le multinazionali, se anche del petrolio, dichiarano di aver preso un tot di barili ogni giorno, e su quello pagano il 7-10% delle royalty. Siamo proprio fuori dal mondo, no? Proprio del buon senso minimo. Se tu mi devi pagare delle tasse su quello che produci, quello che ti porta a guadagni, io devo sapere quant'è quello, e lo devo sapere io, non è perché tu me l'hai detto così, perché io non ho tracciabilità di quello che tu hai prodotto. Questa cosa vale per, cioè, questa sospensione della legalità vale per tutte le cose. Guarda, quando sono venuti questi a lasciare da noi, c'è stato un passaggio che per noi cittadini è stato proprio assurdo, no, proprio la parte di che cosa, che razza di esseri teniamo davanti, altri che banditi. Ma veramente siamo spaventati, lo dico sempre con molta serenità, lo dico perché quando la Shell ha chiesto di incontrare i nostri sindaci, ha chiesto di incontrarli in un albergo privato. Allora, noi abbiamo una sede della comunità montana, i nostri sindaci prima di incontrare non hanno problemi a incontrare chiunque nella casa comunale, no? Per quale motivo il mio sindaco, insieme che rappresenta me, insieme a altre 13.000 persone, insieme ai sindaci di tutto il Vallo di Piano, che rappresentano, in quel caso rappresentano ancora 90.000 persone, devono entrare in un albergo 5 stelle per parlare dei tecnici della Shell? Cioè, già siamo a questo, io se devo chiedere un permesso al comune per fare una cosa, non è che chiamo il sindaco e dico, ma ci vediamo domani mattina al bar, per cortesia, vieni tu con qualche assessore perché devo spiegare il mio progetto. Io devo entrare nella casa comunale, perché c'è il sindaco che rappresenta tutto il popolo, e lui mi deve ascoltare e deve vedere se quello che io propongo è valido oppure no. C'è questa idea di poter sospendere quello che vale per tutti i comuni cittadini, perché ci sono degli interessi più grandi. Gli interessi più grandi non sono gli interessi di tutta l'Italia, gli interessi più grandi sono gli interessi delle multinazionali. Noi parliamo di privati, non è che parliamo di pubblico. Per scavare sono tutti fanghi naturali. Peccato che i fanghi sono coperti da segreti industriali. Io ci farei fare alla signora che ha detto questa cosa una bella maschera con quei fanghi. Dopo 15 giorni voglio vedere che esce da sotto questi fanghi naturali, altro che con lussi, no? Con le terme. Cioè, ci sono delle situazioni di sospensione, ma con una naturalezza, te ne dicono le cose coperti, ma possibile che io penso di essere un cittadino così di consenso che alla fine sembro pazzo, dico pazzo, perché se non credo che questo sia un fanghi naturale, se io non posso sapere che c'è nei fanghi, perché sono coperti da segreti industriali, però tu mi dici che sono fanghi naturali, oppure un'altra risposta, non mi dovete preoccupare, dovete stare tranquilli, gli scandali cominceranno fra 6 e 10 anni, io la mia ultima figlia ha un anno e mezzo, quindi ho ancora 10 anni per godere, ma poi arrivederci. Quando si parla di costi benefici, uno deve stare ben attento, io forse sono integralista, no, io costi benefici ne faccio solo un fatto economico. Quando comincio a parlare di fegato, polmoni, tiroide, mammella, di tumori infantili, di qualità della vita malsana, no? Di una vita che diventa poca poca perché devi riuscire anche a picchiare, io non, il costo lo vedo, il beneficio proprio non lo capisco. Poi vi do solo due dati, così tanto per dire, perché ho detto che non siamo economisti, quindi noi abbiamo voluto solo cercare di capire qualcosa. Si è parlato tanto dell'acqua, io sono molto felice di questa cosa, perché poi ho fatto tutte parte dei movimenti per l'acqua come bene comune, quindi sembra assurdo, io se non ricordo male solo il 2,5
7% dell'acqua presente sul pianeta è potabile, gran parte di quest'acqua si usa per uso industriale o per l'agricoltura, quindi immaginate un poco che noi riusciamo a bere di quest'acqua, l'acqua non è un bene infinito, no? Se voi considerate che un barile di petrolio significa 156 litri di petrolio, per farne uno di petrolio ce ne vogliono 8 di acqua. In Basilicata parliamo di 100.000 barili al giorno e secondo il memorandum con l'articolo 16 famoso si arriverà alla produzione giornaliera di 200.000 barili al giorno. Fate un po' il conto di quanta acqua potabile se ne va per 200.000 barili al giorno di petrolio. Allora, per quanto riguarda i dati, io vi faccio vedere questi dati dello Svimez, che è l'associazione per lo sviluppo dell'industria del mezzogiorno. Non sono dei credenti, non sono pagati da noi sicuramente per fare questo. Io vi dico solo che il PIL pro capite, il PIL della Basilicata per l'anno 2010 è sceso dell'1,3%, che la popolazione praticamente è un decimo di quella campana, che noi siamo oltre 5 milioni, quindi sono 587 mila persone, e gli occupati negli anni tra il 2009 e il 2010 sono scesi del 5,4%, il tasso di disoccupazione è del 13%, quindi il tasso totale di disoccupazione, il tasso di disoccupazione dei ragazzi tra i 15 e i 24 anni è del 42%. La regione Basilicata, in uno studio fatto dal professor Pubblico, un giovane professore di sociologia economica che insegna all'Università di Salerno, il cognome non so se dice qualcosa, ma quindi è della dice parecchie cose della Basilicata, lui, mi aspettate che trovo la notizia perché è molto... Allora, nel suo studio fatto insieme alla CGL, della verità, vi dico, la pressione dei pozzi e il caricamento provvisorio del petrolio nelle vasche di autunno sono affidate all'Italfluid Geoenergy di Pescara. Alle aziende locali sono affidate solo mansioni secondarie, quindi di solito le piccole aziende del territorio in Basilicata si occupano di pulizia dei cortili, pulizia delle strade, non c'è specializzazione degli operai, perché chiaramente questi non è che vengono a investire, stanno un anno a formare gli operai che devono saper fare il loro mestiere, non è che giocano a fare tappi, cioè lì fanno cose serie, se sbagliano sono grandi guai, quindi non è che ti formano, danno un contentino per tutto quello che c'è adesso in Basilicata, quindi con i loro 38 pozzi attivi, e sto parlando solo di petrolio, il gas non lo metto proprio in conto, i 38 pozzi attivi con non ricordo quante multinazionali ci sono in gioco, si parla di 600 posti di lavoro, dei quali solo un 10% più o meno dovrebbe essere del popolo lucano, per il resto sono tutti operai che vengono da fuori, queste sono le notizie che abbiamo. Allora, dal punto di vista lavorativo non c'è niente, dal punto di vista dell'occupazione parliamo di meno, cioè 42% di disoccupati tra i giovani, 13% di disoccupazione, il PIL meno 1,3%, quindi scende, nonostante la regione che produce l'80% del petrolio in Italia, del petrolio che viene prodotto in Italia. E io, quando prima si parlava perché un luogo sano, che è il nome che sto morto, luogo sano perché sono più primi degli altri. Il nome lo diceva anche un grande scrittore, Mario Soldati. Ah, dirmi. Che bei nomi, Taudazzi, luogo sano. In bicicletta. Però ce ne stava sotto le porte. Ed era affascinato dai nomi dei nostri paesi. Noi abbiamo Montesano c'è una roba nera, Montesano sulla Marcella c'è una roba nera, ed è entrato pure dentro a questo progetto, e in più c'è una gigantesca stazione elettrica e un gasdotto. Montesano c'è una grandissima. Questo è un meraviglioso libro finanziato anche dalla regione Basilicata, ovviamente, su tutte le bellezze e i prodotti tipici della Basilicata, che hanno per la maggior parte dopo, dal vino aglianico, che è un vino straordinario, aglianico del Mugno.
pecore russo, il pecore siciliano, il pecore di Molise, è stato di Molise, i crusti di Senizia, poi è nato di Bruno. I fagioli di Sarconi, come no? E se vedete, queste fotografie sono meravigliose, sono una cosa fantastica. La Basilicata era una terra magica, come tutta, credo, pure l'interno della Campania, perché noi siamo simili anche voi, abbiamo una natura molto, molto bella e siamo vicini a quelli che siamo. Io no, avrei voluto farvi girare questo libro per farvi vedere questi colori meravigliosi a partire dal ciclo che qua vi sta loro, che è bene. E però questo racconta che cos'è la Basilicata a livello di produzioni tipiche riconosciute a livello nazionale. Questa invece è una fotocopia mal fatta che racconta dove sono fatte queste cose. Se voi vedete la lineetta rossa, come ve la spiego un attimo, allora tutti i colori che vedete, giallo, rosso e verde, non è il semaforo, sono verdi per questi già dati, rosso quello che attivo, giallo i permessi in attesa come il vostro e come il nostro. Questi sono solo i permessi per quanto riguarda le estrazioni di petrolio, ci manca tutto quello che riguarda il gas. Io adesso poso il microfono e vi indico i limiti della Basilicata e poi vedete che significa tutto quello che sta qua, dove viene fatto. Allora, la Basilicata è qua, da qui su, eccola qui, vedete? Qui. Questa è il famoso, la zona del metacostino dove fanno la frutta con i cori, da conto che io la comprato, che non così da provare, che ne sapevi che era così combinato, io. No, qui c'è la zona di Maratea, questa siamo noi, Campania, questi siete voi, e quello che si sa della Basilicata per adesso è questo. Qui sotto c'è una zona dove ci sono 15 pozzi chiusi di gas, e dove stanno riavviando lo stoccaggio del gas, quindi 15 pozzi, qui sarà una bella zona pure da colorare in qualche modo, non so che colore useranno poi. Cioè tutto quello che sta qui, i bei prodotti, i tipici eccetera, viene prodotto qui. Allora ci sarà dove, io poi non è che me la vedeste bene questa. Cioè credo che c'è un problema reale, perché a parlare con i tecnici è facile, no? Poi il tecnico quando non è appassionato, come il professor Manfello, il professor Dolano, quando veramente perché ci credono, è poco convincente e si vede poi perché viene a parlare. Quindi io vi invito veramente a farla, se però con i professori come loro e poi veramente li danno in testa perché devono sapere che cosa dicono. Quando invece di parlare con i tecnici,